Padoan parla di una crescita debole, è una strigliata o un segnale d'allarme? No, è una presa d'atto coerente con quanto anche le previsioni della Commissione europea indicano. È evidente che la crescita è debole, è evidente che la crescita continua a essere debole ed è evidente che se la crescita continua a essere debole occorre cambiare le politiche che sinora sono state seguite a livello nazionale e a livello europeo. Noi lo stiamo facendo a livello nazionale. Senta, ma a proposito di immagine, l'Italia per anni ha sentito la necessità di una credibilità anche all'estero, però noi abbiamo anche un Premier che annuncia un bonus per le mamme fino a un tetto di 90.000 euro e poi lo abbassa a 25.000, che parla di 130.000 posti di lavoro creati e l'Istat invece lo smentisce con la metà dei dati. Anche questa non è una sfida di credibilità che in un certo senso andrebbe migliorata? Tutto quello, tutte le cifre che ha detto potrebbero essere assolutamente contestate, ma non c'è il tempo. La credibilità dell'Italia è aumentata in maniera esponenziale in questi mesi, che la credibilità di un paese si registra da quanto è in grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge a livello nazionale e da quanto è in grado di impostare una nuova politica europea per l'Europa. E questi due obiettivi noi in questi mesi li stiamo raggiungendo. A livello interno lo dimostreremo nel momento in cui arriveremo all'adozione definitiva, io auspico il prima possibile, delle riforme a partire dalla riforma del mercato del lavoro. Le dichiarazioni si contraddicono, non sono per lei un problema? Non vedo contraddizione, questo è il problema. Come l'ha detto lo stesso Premier, 90.000 e poi 25.000, mi scusi. Prego. È un dato di cronaca questo, almeno questo lo confermo. Sì, non vede contraddizioni nei due dati diversi? Non vedo contraddizioni nei due dati diversi. Grazie. Vi aspettate una richiesta di ulteriore correzione della legge di stabilità oppure avete fiducia su un esito positivo e ancora tempo, ancora 4 mesi per andare avanti con il lavoro delle riforme che si stanno facendo a livello nazionale? Non ci aspettiamo nessuna richiesta di correzione, ci aspettiamo una valutazione della legge di stabilità nel suo insieme e soprattutto nel contributo che la nostra impostazione di politica economica porterà, contributo positivo non solo all'Italia ma a tutta la zona euro.